via. Bene, facciamo la correzione del compito sui monomi. Più 3 alla seconda b chiusa per meno a b alla seconda più 3 a b alla seconda chiusa più parentesi meno 3 meno b alla seconda b alla seconda per meno 4 terzi a b. Verificare che questo dà 4 a alla terza b alla terza. Allora, nelle prime due parentesi ci sono due monomi che sono simili, che hanno la stessa parte letterale con le stesse lettere e stessi esponenti, quindi si possono sommare. Meno 2 e più 3 fa meno 2 più 3 più 1, quindi la prima parentesi dà più a alla seconda b, per la seconda parentesi contiene due monomi simili, a b alla seconda, a b alla seconda, stesse lettere, stessi esponenti, quindi ho più 3 meno 1 più 2 più 2 a b alla seconda. Poi più ho un prodotto tra due monomi, c'è un per, meno per meno più 3 mezzi per 4 terzi, questo 3 con questo 3 si semplifica, il 4 e il 2 si semplificano, rimane 2, 2 a alla seconda per a fa a alla terza, b alla seconda per b, b alla terza. Poi qui ho un prodotto tra due monomi, più 1 per più 2, 2, a alla seconda per a, alla terza, sono gli esponenti, b per b alla seconda, b alla terza, più 2 alla terza, b alla terza, i due monomi sono simili, stesse lettere, stessi esponenti, 2 più 2, 4, alla terza, fatto il misfatto. Domande? Esercizio numero 2. Parentesi x alla seconda più 2 quinti x alla seconda chiusa per a, per a più parentesi a meno 13 quinti di a per parentesi 7 ottavi x alla seconda meno x alla seconda, questo doveva dare 8 quinti a x alla seconda. Siamo? Qui ho una somma tra monomi, poi c'è un prodotto, somma tra monomi e infine un prodotto. Okay, facciamo prima la somma dentro le parentesi tonde. Qui i due monomi sono simili, x alla seconda, devo sommare 1 e 2 quinti. Quindi ottengo un monomio la cui parte letterale è la stessa parte letterale degli addendi, la scrivo una sola volta a parte. Il coefficiente numerico è la somma dei coefficienti. Minimo comune multiplo è 5, 5 per 1, 5, più 2. E poi ho per A. Più, stesso ragionamento, ho A e A, stessa parte letterale, la scrivo una volta sola. Minimo comune multiplo è 5, 5 per 1, 5 meno 13 A. Per, qui il minimo comune multiplo è 8,
8 diviso 8 fa 1, per 7, 7, 8 diviso 1, 8, per meno 1 fa meno 8. Poi in fondo c'è un uguale, che non se no si vede. Ok? Molto bene. 5 più 2 fa 7 quinti sulla seconda, per A, tolgo le parentesi, non servono più, poi più 5 meno 13, meno 8, meno 8, quindi ho meno 8 quinti A per 7 meno 8, meno 1, quindi ho meno 1 ottavo x alla seconda. Questo binomio rimane identico perché non gli faccio nessuna operazione. Qui ho questo monomio per il successivo, meno per meno fa più 8 quinti per un ottavo, un quinto, A per x alla seconda, lo scrivo come prima, x alla seconda. I due monomi sono simili, quindi sommabili, il denominatore è lo stesso, basta sommare i numeratori, 7 più 1, 8, quindi A x alla seconda o x alla seconda a come preferite. Tutto chiaro? Esercizio numero 3. Parentesi quadra, tonda. Un terzo x alla seconda chiusa per meno xy chiusa al quadrato meno parentesi meno 2 terzi x alla seconda y chiusa alla terza diviso 2 terzi xy tutto alla seconda chiusa alla seconda per meno y chiusa tonda, chiusa quadra, più x alla quarta, y alla seconda, verificare che questo dà 2 terzi, x alla quarta, y alla seconda. Ok? Allora, cominciamo. Dentro la parentesi quadra ho un prodotto tra due monomi, di cui uno elevato alla seconda. A questo sottraggo il risultato di questo monomio elevato alla terza diviso questo elevato alla seconda e tutto lo moltiplico per meno y. Qui posso applicare qualche proprietà delle potenze? La risposta è no, perché che il primo prodotto ha potenze che hanno basi diverse ed esponenti diversi. Devo fare prima la potenza e dopo il prodotto seguendo la via algebraica. Qui è la stessa cosa, perché è vero che qui ho due terzi e due terzi, ma il segno è diverso e il monomio ha parti letterali diverse. Quindi anche lì prima faccio la terza potenza e poi faccio la divisione. Non posso fare altro. E quindi operiamo in questo modo. Prima facciamo il quadrato di questo, mi rimane un terzo x alla seconda per il quadrato cambia segno, il quadrato più o meno fa sempre più, x alla seconda e x alla seconda, poi meno, qui se faccio il cubo, questo meno rimane, perché un numero negativo alla terza rimane negativo, quindi è meno 2 alla terza che fa 8, 3 alla terza 27, x alla seconda alla terza fa x alla x alla seconda alla terza, si fa il prodotto degli esponenti, x alla sesta, y alla terza, poi diviso il quadrato di questo, quindi 4 noni, x alla seconda, y alla seconda, ancora per meno y, chiusa quadra, più x alla quarta, y alla seconda. Ok?
Posso girare la pagina? No. Siete? Adesso dobbiamo fare i prodotti dentro parentesi quadra. Qui abbiamo da moltiplicare questa parentesi per questa. Un terzo per uno fa un terzo. Un terzo più un terzo. Quindi ho più un terzo. Poi c'è x alla seconda per x alla seconda fa x alla quarta. E poi c'ho x nella seconda, qui non c'è y, quindi rimane solo questo per y alla seconda. Dopodiché ho qui c'è un meno, qui c'è un meno, meno per meno più. Dopodiché ho 8 ventisettesimi diviso 4 noni, ok? Quindi 8 ventisettesimi per 9 quarti. Questo per l'inverso di questo. Prima dovrei girare anche questo. No, le lettere le trattiamo in modo diverso. Usiamo la proprietà delle potenze per quelle. 8 ventisettesimi per 9 quarti. 8 diviso 4, 2. 27 diviso 9, 3. 2 terzi. Poi ho x alla sesta diviso x alla seconda fa x alla quarta. Y alla terza diviso x alla seconda y. Poi ho per meno y più cos'era più e c'è la quarta e c'è la seconda. Mi rimane questo prodotto da svolgere. Un terzo e c'è la quarta e c'è la seconda. Più per meno. Meno. Due terzi per uno. Due terzi. X alla quarta. Y per Y. Y alla seconda. Qui i due monomi sono simili, x alla quarta, x alla seconda, x alla quarta, x alla seconda, e ho un terzo meno due terzi. I denominatori sono gli stessi, il numeratore è la differenza dei numeratori, 1 meno 2, che fa meno 1, quindi viene meno un terzo. Meno un terzo, x alla quarta, x alla seconda, più x alla quarta, x alla seconda. I monomi sono simili, li sommo. Minimo comune multiplo è 3, 3 diviso 3 fa 1 per meno 1 fa meno 1, 3 diviso 1 3 per 1 3, quindi più 3, x alla quarta e x alla seconda, 3 meno 1 2, quindi 2 terzi, x alla quarta, x alla seconda. Ok, quinto chiaro, passo al quarto. Il quarto chiede semplificare le seguenti espressioni. 2AB per parentesi tonda, un mezzo A meno A, più parentesi meno 4, A chiuso la seconda, per B, più 2 parentesi tonda, un mezzo b meno b, per a alla seconda più a alla seconda b. Qui ho questa parentesi tonda dove devo fare la somma, qui anche, qui devo fare la potenza e poi il prodotto. Ok? Allora, questo lo lascio scritto com'è, 2AB per un mezzo A meno A,
Quindi il comune multiplo di 2, la parte letterale la scrivo alla fine. 2 diviso 2 è 1 per 1, 1. 2 diviso 1, 2 per meno 1 fa meno 2. Qui posso svolgere la potenza più 4 alla seconda 16a al quadrato b, poi più 2, qui anche posso sommare i due monomi, la parte della 3 con la fine, 1 mezzo meno 1, ho 1 meno 2 mezzo per b per a alla seconda, per seconda, poi più a alla seconda b. Tutto chiaro? Dopodiché 2ab per 1 meno 2 meno 1, quindi viene meno 1 mezzo a più 16a alla seconda b, 1 meno 2 di nuovo è meno 1, e più 1. Qui continuo da sopra, ci siete fin qua? E alla fine non resta che fare queste due operazioni, questo prodotto e questo prodotto, e poi semplifichiamo i termini simili. Rimane 2 per meno 1 mezzo fa 1. Meno 1, più per meno fa meno, quindi viene meno AB per A fa A alla seconda B. Poi abbiamo più 16A alla seconda B, poi c'è di nuovo 2 per meno 1 mezzo che fa meno 1, quindi meno 1 B alla seconda A, quindi meno A alla seconda B, volendo scrivere in ordine alfabetico, e infine più A alla seconda B. Questi due monomi sono opposti, non hanno risultato nulla. Il primo e il secondo sono simili. 16 alla seconda b meno alla seconda b da 15 alla seconda b. E il gioco è fatto. Esercizio numero 5. Quadra, tonda, 5 terzi alla terza B, tutto chiuso alla quinta, diviso 5 sesti alla seconda, chiuso alla quinta, meno AB per parentesi tonda meno 2 alla seconda B alla seconda, chiuso la seconda, chiuso la quadra, diviso meno 2A più parentesi 4A alla seconda, B alla terza, chiuso la seconda, diviso 8 settimi B. Qui all'interno delle parentesi quadre ho questa divisione, 5 terzi alla terza B alla quinta, diviso 5 sesti alla seconda alla quinta, qui l'esponente è lo stesso nelle due potenze, posso prima fare la divisione e poi elevare la quinta. Ok? Quindi avrò una parentesi grande fuori la quinta e dentro ho 5 terzi diviso 5 sesti che fa
5 terzi per 6 quinti 2. Alla terza diviso alla seconda A e poi B, perché nel divisore B non c'è. Ok? Poi ho un meno AB, qui devo fare il quadrato, che non posso fare altro, per il quadrato di meno 2 è più 4, A alla seconda fa A alla quarta, B alla seconda fa B alla quarta. Ok? Tutto questo, infatti mi adesso ho copiato bene, si diviso per meno 2A. Non posso fare niente, perché devo fare prima il numeratore, cioè prima il dividendo, e dopo facciamo la divisione. Più questo monomio elevato alla seconda diviso 8 settimi B. Quindi prima facciamo la potenza e poi la divisione. 4 alla seconda 16 più 16 A alla seconda alla quarta, B alla terza alla seconda, B alla sesta, diviso 8 settimi B. Ok? Ok, vediamo, questo riusciamo a finire, il prossimo non lo so, vuol dire che finiamo la volta prossima, non c'è problema, l'importante è che capiate bene. Qui a questo punto devo elevare alla quinta, perché questa potenza è sottratta a questa, non posso che fare prima la potenza e poi la sottrazione. Due alla quinta, 2 per 2 per 2, 5 volte. 2 alla seconda? 4. Altri 2 alla seconda? 4. 4 per 4? 16. 16 per 2? 32. A alla quinta, B alla quinta. Se ricordo bene. Sì. Meno, qui ho meno AB per più 4 alla quarta, B alla quarta. Meno per più fa meno. Poi ho 1 per 4 che fa 4. E poi AB per alla quarta, B alla quarta fa alla quinta, B alla quinta. Diviso meno 2A mi pare se fosse, più qui ho 16 alla quarta B alla sesta diviso 8 settimi B. Ok? Quindi ho 16 diviso 8 settimi è 16 per 7 ottavi, ma 16 diviso 8 fa 2, quindi ho 2 settimi, quindi 2 per 7 14. Ok? Quindi ho più 14 A alla quarta e B alla sesta diviso B diviso B, perché diviso, fa B alla quinta, quindi ho 14 A alla quarta, B alla quinta. Ok, ultimo o penultimo passetto, 32, questi sono simili, 32 meno 4, 28, quindi ho più 28 A alla quinta, B alla quinta, diviso meno 2A, più 14 A alla quarta, B alla quinta. 28 diviso meno 2, no, non fa 14, fa meno 14. Meno 14 A alla quinta diviso A, A alla quarta, B alla quinta, poi ho più 14 A alla quarta, alla quinta.
meno 14 più 14 vediamo se riusciamo a fare anche il 6 a alla 2n meno b alla 2n meno meno a alla 2n più a alla n meno meno b alla 2n meno 2 per a alla 2n meno a alla n. Questo era più abituato a trattare con potenze che hanno esponente che non è necessariamente un numero, potrebbe essere anche una lettera. Togliamo le parentesi per prima cosa, quindi ho a alla 2n meno b alla 2n meno meno fa più a alla 2n più a alla n meno e meno fa più, quindi più b alla 2n meno 2a alla 2n meno a alla n. A alla 2n più a alla 2n fa 2a alla 2n meno 2a alla 2n fa 0. B alla 2n meno b alla 2n 0 altro 0. A alla n meno a alla n poi velocissimi riusciamo a fare anche il resto. Era il 7 MCD ed MCM di meno 2 x andiamo alla terza z 6x alla terza y z e 8x alla terza z. MCD fattori comuni, comuni all'esponente più basso. 2, 6 e 8 hanno in comune il 2. X c'è dappertutto. L'esponente più basso è 1, quindi 2x, y non c'è dappertutto perché l'ultimo manca, ma invece la z c'è, e quindi z, l'esponente più basso è 1 sia per x che per z. Che io poi qui metta 2 o meno 2 è uguale, ok? MCM, fattori comuni e non comuni alla potenza più alta, qui ho 2, 2 per 3 e 2 alla terza, quindi 2 alla terza per 3. X, x alla terza, x alla terza, x alla terza, y alla terza, y, no, non c'è y alla terza, e poi ho z. Questo si può anche scrivere come 24 volendo. Ok? Ci vediamo la volta prossima.